Ciao a tutti, vi auguro un felice nuovo giorno e buona fortuna. Cosa ti diranno i segni oggi? Si prega di guardare il video per sapere. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Ariete, cari Ariete, una giornata che dovrà essere all'insegna della cautela, perché la Luna è in opposizione. Possibili problemi in amore. Cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, vi aspettate troppo dagli altri e pensate al passato. Questo potrebbe crearvi dei problemi o delle aspettative troppo alte che poi non si realizzano. Punto. Anche se la giornata potrebbe risultare un po' faticosa, sarai comunque tra i favoriti delle stelle. È cominciato un mese importante che ti offrirà talmente tante opportunità da lasciarti senza parole. D'ora in avanti le cose cambieranno, sia in amore sia nel lavoro. Certo, non tutto pioverà da cielo. Dovrai fare la tua parte, ma non resterai deluso da questo febbraio. Punto. Le vostre occhiaie cominciano a farvi sembrare un panda, è il momento che pensiate a prendervi veramente cura della vostra salute. Siate oculate, soprattutto riguardo alle spese per le vacanze. Una pausa da ciò che vi angoscia, per lasciare libero il corpo di respirare senza pensieri vi farebbe bene. Se vi state immischiando in una nuova storia d'amore in questo periodo, nella giornata di oggi ne scoprirete delle belle, quindi preparatevi alle sorprese che odiate di più. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 8. Attività. 7. Finanze. 7. Benessere. 8. Punto. Toro. Cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, state attenti ed evitate che un problema del passato in amore si riaffacci nella vostra vita. Quel che è stato, le minestre riscaldate non sono mai una buona cosa. Per quanto riguarda il lavoro, nella seconda parte del mese le idee saranno più chiare e potreste portare avanti i vostri progetti. Punto. Mercoledì e giovedì saranno tre giornate ad altissimo rischio contrasti. Dovrai contare fino a 10 prima di aprire bocca, altrimenti finirai con il dire qualcosa di cui poi potresti pentirti. Sforzati di mantenere la calma, anche se i problemi di lavoro e di denaro non ti stanno concedendo tregua. Il fatto è che non hai garanzie per il tuo futuro, stai vivendo alla giornata e a te questa cosa non piace affatto. Punto. Passate indenni le eventuali piccole bufere di pochi attimi e di rimette in scioltezza ogni controversia. La solitudine potrebbe fare capolino dalle vostre parti oggi, ma non dovete averne paura poiché stare con voi stessi non costituisce un problema. Anche se ritenete che il lavoro di gruppo sia inutile e dispersivo, per la giornata di oggi vi conviene fare un'eccezione. Distrazione e piccoli imprevisti nel lavoro e nei viaggi per le nati nella prima decade. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 10. Finanze. 9. Benessere. 7. Punto. Gemelli. Cari Gemelli, quella di oggi, mercoledì 3 febbraio, per voi sarà una giornata positiva. Mercurio e Venere saranno in buon aspetto. Se dovete parlare di cose importanti in amore, meglio farlo subito. Capitolo lavoro. Tutto sembra procedere bene. La giornata è buona e porterà fortuna in particolare a chi ha un'attività in proprio. Punto. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox oggi comincerà la tua rimonta. Anche chi è uscito da un periodo di stallo, adesso potrà tornare in pista. Nei prossimi giorni arriverà perfino una bella notizia. Se stai puntando su un progetto importante, con il plotone di pianeti piazzati in aspetto favorevole, potrai aspettarti soddisfazioni enormi. Anche in amore ci sarà l'opportunità di rinascere. Punto. Il vostro fascino potrà cambiare il corso degli eventi, se dosato con perizia. Quelli di voi che sono più disponibili all'amore troveranno motivi di soddisfazione oggi, e potranno fare progetti importanti. I vostri amici capiranno se dovrete disdire un impegno, per problemi di lavoro. Ricordate che verrà il tempo per celebrare il vostro successo e per raccogliere le lodi di quanti non avevano voluto credere in voi. Lavorando assiduamente con le persone che vi sono vicine, potreste raggiungere degli ottimi risultati. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 10. Finanze. 9. Benessere. 10. Punto.
Cancro, cari Cancro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, chi ha avuto una serie di discussioni in amore, dovrà stare attento ai prossimi due giorni. Evitate litigi inutili. Per quanto riguarda il lavoro, non mancheranno nuovi obiettivi da perseguire, date il massimo. Un cambiamento non sarà possibile però prima del mese di giugno. Punto. Oggi sarai assalito da una profonda inquietudine. Dovresti smetterla con il crogiolarti nel passato. Nelle prossime ore dovrai tenere a bada la tua irascibilità, perché se no finirà con il farti discutere in famiglia. Questo mese ti aiuterà a recuperare. Dal 15 in poi riuscirai a migliorare il tuo lavoro e a fine febbraio-venere raggiungerai il segno dei pesci, una posizione molto buona. L'amore potrà tornare in auge. Punto. Controllate i vostri istinti nella giornata di oggi, soprattutto se riguardano lo spendere inutilmente dei soldi, che potrebbero servirvi in futuro, per fare magari dei regali a persone che avete scordato in precedenza. Tenete sotto controllo la situazione economica evitando spese affrettate. Non siate restii a spiegare i vostri sentimenti, per poi chiudervi nel vostro silenzio. Le pene di amore fanno sempre soffrire, anche chi sembra più duro. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 10. Benessere, 6. Punto. Leone. Cari Leone, previsto qualche problema anche per le coppie storiche. Evitate litigi inutili con chi vi circonda. Si prospetta una giornata utile per riflettere, le stelle infatti sono dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni incarichi non saranno più gestibili. Dovete darvi delle priorità e capire cosa portare avanti e cosa tralasciare. Punto. Oggi sarà l'ennesima giornata di lotte. Nonostante il periodo sia particolarmente pesante, tu fatichi ad accettare compromessi. Il tuo temperamento è tale che ti metti sempre in condizione di affrontare nuove sfide, nuove competizioni, in amore così come sul lavoro. Per te la vita assomiglia più a un campo di battaglia che a una passeggiata sul lungomare. La cosa certa è che tu non ti pieghi mai. Punto. È il momento di perdonare il vostro partner per le sue parole. Purtroppo, non sempre è possibile dire le cose senza provocare ferite. Non preoccupatevi se dovrete appianare alcuni contrasti in amore, si tratterà di nubi passeggere. Prendete tempo nelle decisioni importanti, soprattutto se lavorate con altre persone o avete bisogno di altre persone. Sarà meglio se sarete aperti a più possibilità, a cambiare spesso opinione e a scendere a piccoli compromessi. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 9. Benessere, 10. Punto. Vergine. Cari Vergine, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, questa sarà una giornata buona per i sentimenti. Siate prudenti, ma cercate di non essere prevenuti, soprattutto se siete single da tempo. Capitolo lavoro. Con una persona nata sotto il segno del Toro o Capricorno si può fare qualcosa in più. Punto. Oggi sarà una giornata piuttosto nervosa, cerca di tranquillizzarti il più possibile. Rimanda ogni impegno gravoso a mercoledì, perché l'umore sarà più sereno, mentre giovedì tornerà un po' di tensione. Il senso di spossatezza che avvertirai nelle prossime ore potrebbe causare qualche momento di disagio, specialmente se lavorerai accanto a persone ostili. Punto. Sarete in grado di partecipare attivamente al lavoro e allo svago con la stessa, autentica serenità. Cercate di ottenere dei buoni risultati a scuola o a lavoro, senza imporvi sugli altri e senza cercare scorciatoie, vi ripagherà l'onestà e l'impegno. Sarete particolarmente seducenti e affascinanti se appartenete alla seconda decade. Le persone che avete attorno possono essere molto fiere di voi. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Punto. Bilancia. Cari Bilancia, se la coppia è forte e stabile nelle prossime ore non ci saranno problemi. Se invece il discorso è diverso, e cioè ci sono forti tensioni con il partner, bisognerà fare attenzione perché tutto è più difficile. Per quanto riguarda il lavoro, buone novità per coloro che sono fermi da un po'. Il momento di ripartire è vicino. Punto. Sarà un'altra giornata stimolante di un mese che potrà offrirti molte opportunità. Ricordati che il 2021 sarà l'anno dei grandi progetti, sotto ogni punto di vista. Potrebbero esserci convivenze, matrimoni, figli, compravendite,
Nuovi lavori in vista. Nonostante il momento complicato per tutti, tu potrai allargare di gran lunga i tuoi orizzonti. Punto. Non rinunciate a conversare con coloro che vorranno esprimere la loro opinione su argomento che vi interessa. Ottime occasioni in amore. Una relazione professionale potrebbe prendere una piega diversa e trasformarsi pian piano in quello che desiderate. Oggi dovrete lavorare molto ma otterrete anche molto. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 9. Finanze. 8. Benessere. 10. Punto. Scorpione. Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 2 febbraio 2021, intorno all'11 febbraio potreste arrabbiarvi in amore. Cercate di mantenere la calma, soprattutto nei rapporti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, buona energia, ma mancano i soldi. Cercate di badare un po' di più alle questioni economiche e non spendere oltre il dovuto. Punto. Oggi sarai decisamente sovrappensiero. Si preannunciano 48 ore molto strane. Ti converrebbe escludere dalla tua vita pensieri e situazioni che ti stanno procurando malessere. In realtà il disagio nato intorno a te non è dovuto a qualche tuo atteggiamento. Sono piuttosto gli altri che cercano di remarti contro, che provano in ogni modo a intralciare il tuo percorso. Sforzati di non portare questa tensione nel rapporto di coppia. Punto. Potrà anche sembrarvi noioso, ma dovete rispettare le idee degli altri, altrimenti non potrete raggiungere i vostri scopi. Cercate di risolvere eventuali contrasti con la vostra solita verve. Nel campo del lavoro dovete essere irreprensibili anche con i vostri colleghi. Se fate un lavoro tipo il medico o il vigile del fuoco, preparatevi a non dormire e a non mangiare oggi. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 6. Finanze. 5. Benessere. 6. Punto. Sagittario. Punto. Cari Sagittario, per voi si prospettano giornate interessanti per l'amore, alcuni rapporti si possono rafforzare. Chi è single potreste finalmente incontrare l'anima gemella. Capitolo lavoro. Buone occasioni in arrivo, Giove sarà favorevole. Cogliete l'attimo valutando però con attenzione pro e contro prima di accettare. Punto. Oggi ti sentirai di nuovo pronto all'amore. Finalmente stai benone. Qualcosa dentro di te è successo. Anche se stai portando avanti un rapporto di lungo corso, i conflitti quasi quotidiani sono solo un ricordo lontano. Febbraio darà un nuovo slancio alle relazioni di vecchia data, ma anche ai single intenzionati a innamorarsi di nuovo. Punto. Nuove fortune si prospettano in amore. Punto. Delle risposte che stavate aspettando arriveranno e porteranno una ventata di allegria in voi. Svegliatevi. Punto. Sarete ben determinati nella giornata di oggi e anche ben disposti ai cambiamenti e al lavoro. La fatica non vi peserà e le decisioni neppure. Vi sentite brillanti e preferite rinviare i compiti più noiosi per dedicarvi alle nuove idee con le persone che condividono i vostri interessi. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 10. Finanze. 10. Benessere. 10. Punto. Capricorno. Cari Capricorno, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, in questo periodo l'amore è molto importante, più di quanto immaginate. Potreste valutare l'idea di fare un passo in avanti importanti con il partner, come la convivenza o un figlio. Per quanto riguarda il lavoro, mancano i soldi, ma le occasioni buone e giuste ci sono, basta cercarle attentamente. Oggi la giornata sarà positiva, eppure tu potresti essere disturbato da un leggero nervosismo. Da giorni stai pensando al passato, a cosa è andato storto, anche se non ammetterai mai la tua responsabilità. A volte diventi troppo orgoglioso e non riconosci facilmente i tuoi torti. D'ora in poi avrai modo di ritrovare più serenità. Anche nel lavoro, qualcuno ricoprirà presto un nuovo ruolo. A quanto pare stai facendo sempre più chiarezza dentro te stesso. Punto. Ricordatevi che la moda non è tutto nella vita, a meno che non siate uno stilista, e che quindi non potete pensare sempre e solo a questo aspetto della vita. Evitate di fare le maggiori transazioni, se i vostri soldi o il vostro cuore sono preoccupati. Non abbiate paura degli eventuali conflitti con i vostri genitori o con i vostri figli. Forse avete sopravvalutato la persona che avete a fianco, che si tratti di un amico o di un partner. La questione non cambia. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 6.
finanze, 10, benessere, 6, punto. Acquario. Cari Acquario, Venere sarà nel vostro segno. Le relazioni nate da poco potranno andare avanti bene. In generale ottime notizie in amore, anche per le coppie storiche. Per quanto riguarda il lavoro, bisognerà rivedere alcuni rapporti professionali o chiudere alcune situazioni. Preparatevi a dei cambiamenti nei prossimi mesi. Punto. Oggi sarai sotto i riflettori del cielo. Come potrebbe essere altrimenti quando si ospita nel proprio segno Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno. L'energia che avrai nei prossimi giorni potrebbe renderti un po' instabile a livello emotivo, ma non sarà un male. Dovrai imparare a gestirla al meglio, a orientarla verso uno scopo preciso, una nuova strada che ti gratifichi. Se non hai le idee chiare, potresti cominciare da un piccolo cambiamento. Per esempio una modifica nel tuo aspetto fisico, nel tuo look. Ora come ora hai un gran bisogno di coccolarti un po', punto. Se nelle giornate passate avete perso troppo tempo a pensare agli altri, trascurando ciò che volevate per voi, oggi è la giornata per recuperare il contatto con voi stessi. In questa giornata avrete sicuramente un'ottima occasione per guardarvi in giro, soprattutto se siete single. Ed anche sul luogo di lavoro. Chi lavora, lo fa con gioia e guadagna. Le vostre idee sono efficaci e hanno valore, non esitate quindi a esporle al pubblico. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 10. Punto. Pesci. Cari pesci, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, le storie d'amore nate da poco potranno andare avanti meglio. Ma se una relazione si è interrotta in malo modo sarà difficile recuperare subito. Capitolo lavoro. Rapporti da rivedere e tante spese da eliminare, altrimenti il portafoglio piange. Tenete a bada il nervosismo. Punto. Oggi ritroverai la fiducia nell'oggi. Ti aspettano due mesi che potranno darti belle speranze. Ma tu dovrai fare lo sforzo di buttarti alle spalle il passato. Anche se l'anno scorso hai sofferto molto, d'ora in avanti potrai recuperare in amore e nel lavoro. Qualcuno, forse, si è già imbattuto in un incontro interessante. Va benissimo la vita sentimentale, dove saprete esercitare al meglio il vostro fascino. Siate pronti in questa giornata ad abbattere un muro tra voi e una persona che sta cercando in tutti i modi di stabilire un contatto con voi. Sul posto di lavoro o in qualsiasi altro luogo, sarete catapultati in un vortice di divertimento che andrà avanti per tutta la giornata. Avete l'occasione in questa giornata di creare dei contatti, soprattutto di lavoro, che vi serviranno nel futuro e che saranno molto utili anche per i vostri colleghi o per qualcuno della vostra famiglia. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.